E adesso quello che eravamo noi, un paese dei migranti, improvviso è diventato una meta per gli altri migranti da altri paesi, no? Questa è la trasformazione a cui già alcuni di noi si sono abituati e ne sono felici, perché l'immigrazione porta arricchimento, porta sicuramente un arricchimento culturale. Purtroppo io per esempio vivo a Treviso e vengo da una zona dove questa cosa non viene vista proprio troppo positivamente, però insomma uno continua, combatte ogni giorno, sta sul pezzo e soprattutto cerca di esorcizzare le paure, perché parliamoci chiaro, quelli che si oppongono all'inevitabile, all'incontrollabile, lo fanno per paura. C'è chi ha paura di guardarsi dentro, c'è chi ha paura di vedere spogliato un qualcosa che si ritiene non sempre ragione propria, perché il mondo è di tutti, non è di qualcuno. Figuriamoci, in Sicilia cominceremo una rivendicazione fra cartaginesi, greci, romani, longobardi, normanni. Ah, basta che non vengono i venti, Sì, sì, no, ragione. Ecco. Invece, questo film poi parla, diciamo, di quanto avviene all'inizio di questa decade. Chi di voi è più attento ricorderà che nell'agosto 2009 fu vinto un torneo europeo, nazionale under 15, era una nazionale composta da 11 emigrati, 10 ragazzi stranieri, ma anche l'italiano, c'era un italiano, ma era un sardo emigrato a Roma, quindi, perché se no poteva giocare, la politica di emigrato non era necessaria per giocare in quella squadra. Io quella sera, era il 21 agosto, eravamo in pieno clima da Italia, no? L'estate sta finendo e il ministro, mi pare che fosse il ministro per le politiche comunitarie in quell'epoca, Umberto Bossi, si lamentava degli sbarchi che poi tra l'altro a quell'epoca erano nulla rispetto ad oggi, e io dissi, beh, sai, al ministro Bossi questa vittoria la dedichiamo a te, e mezza Italia raccolse questa mia battuta, tant'è vero che i giornali dei giorni seguenti furono inondati, ma soprattutto a me è un fatto positivo, perché voi a memoria ricorderà che un mese dopo Gianfranco Fini, andando al Festival PD a Genova, citò questa squadra di cricket come esempio della nuova Italia e sdoganò la questione, facendo diventare finalmente una questione politica trasversale, perché i diritti non sono di destra o di sinistra, i diritti sono di tutti. Questo è un punto fondamentale, no, c'è l'inizio. Questo purtroppo è quello come oggi. Queste... Allora, qualcuno qui, come me, i capelli bianchi ce l'ha, e la battaglia sul divorzio se la ricorderà, quasi 50 anni fa, 46 anni fa. E vi ricordate che chi era contro il divorzio diceva delle cose incredibili, il divorzio è contro l'amore. Poi anche la battaglia sull'aborto, ci sono poche donne stasera, sembrava quasi che le donne che abortissero si divertissero a fare. Cioè, si sono sentite in Italia, a livello di diritti civili in questi anni, cose veramente insulse. E adesso abbiamo questa parte della cittadinanza, in cui persone che sono cresciute qua, che si sono formate qua, perché parliamoci chiaro, è la formazione che ti dà l'identità. Chi di voi non ha seguito in settimana la drammatica vicenda di Kobe Bryant? Come Bryant ha lasciato l'Italia 30 anni fa, parlava italiano meglio di noi, perché era stato qui a scuola 8 anni, non aveva una traccia minima d'accento, tu non lo vedevi, lo schieraggio, questo è italiano, perché si è quello che si viene formati. Siccome però poi si ha paura che se si cambia la cittadinanza, se ci si evolve come la logica vorrebbe, come l'umanità ha sempre fatto, nei suoi chissà 50.000 anni di vita, si fa qualcosa di sbagliato, si perdono voti, pensate che tanto poi si vota dopo o ancora,
Vorrei vedere oggi quanta gente è contraria al divorzio. Si facesse oggi un referendum sul divorzio, chi voterebbe contro? Di quei 40% che votò nel 74, forse perfino il Papa adesso per risolvere il problema dei pedofili, farà sposare i preti per loro fra un po'. Scusate, però insomma cerchiamo di essere coeri al nostro tempo. Qui a Palermo c'è una cultura, io ho trovato, sono due posti in Italia dove c'è una cultura di integrazione decisamente superiore agli altri. Uno è Palermo e l'altro è Trento. Perché? Ma in fondo è logico, perché sono i due posti che attraverso questi 2000 anni di storia sono stati più esposti all'integrazione. Qui perché di culture ne sono passate tante, Trento perché faceva parte dell'impero austro-ungarico, che era un cocktail di razze, per cui era naturale non solo di razze, ma anche di regioni. Ecco, io posso solo sperare che questo film, che ovviamente bisognerà divulgare il più possibile, costringa la gente a pensare, a riflettere e ad anche ad esorcizzare un po' questa paura del diverso che attanaglia molti e che, su cui purtroppo alcuni politici fanno sporcamente gioco. Grazie. Allora, ora passo la parola ad Andrea Vitale, presidente del Panathon Palermo, che ha sposato l'iniziativa ed è, diciamo, insieme all'area di Nota Palermo, quello che ha sostenuto questa iniziativa che ci consente di stare qui stasera. Non voglio togliere tempo né al dibattito né tantomeno al film, noi d'altro canto anche dopo il film siamo disponibili a restare qua con chi è che vuole dibattere dopo aver visto appunto il film. È una prima assoluta in Italia, che non è prima solo perché nel pomeriggio il film è stato fatto nel carcere Malaspina dei minorenni e quindi ci ha rubato la prima, diciamo, ma siamo stati noi a portarlo anche al Malaspina. E per questo, e per questo sento oltretutto il bisogno di ringraziare Gaetano Piranino che mi ha coinvolto in questo, che ha coinvolto il Panathon che è, diciamo, la nostra lunga mano, l'amministratore, l'organizzatore di tutta questa cosa. Quindi un grazie intanto al papà del cricket, al presidente Gambino, che è venuto e che siamo lietissimi che è qua in questa prima. E un grazie anche a Jacopo De Bertoldi, al regista che è presente in sala, e ai due protagonisti. Lo chiamiamo qua il regista che è presente in sala e che siamo lieti di avere con noi. E diciamo che il Panathon è emozionato da questa cosa, che ha sposato subito, perché il cricket vuol dire tanto anche per Palermo e per come la maggior parte di Palermo ha sposato questo momento degli immigrati. Noi, diciamo, il nostro sindaco dice, da noi non c'è neanche un immigrato perché appena arrivano a Palermo sono palermitani, e io sono d'accordo con lui in questo, quindi nella maniera più assoluta. Quindi un grazie per chi è venuto a vedere il film e ritorno il microfono al nostro graziosissimo Giuseppe Piranino, coordinatore di questa serata. Chiamo pure il professore Calamazza, perché responsabile dell'ufficio scolastico regionale, perché tutte le nostre iniziative coinvolgono inevitabilmente la scuola, perché si comincia da piccoli ad allenare anche alle regole, al rispetto che lo sport diciamo trasmette con la sua attività. Quindi inevitabilmente lui è uno dei nostri e quindi a pieno titolo gli concediamo la parola. Intanto volevo testimoniare che questo teatro viene effettivamente dato a tutti, e questa è la prova, è una targa che lo scorso anno, giustamente il 3 maggio, dovevo dare all'assessore, però non è che mi sono portato via la targa, è lui che è andato via prima del tempo e non ho potuto premiare, e dal 3 maggio è nel cofano della mia macchina, quindi non ci vediamo da allora, ecco perché ce l'ho con te. Questo rimprovero non è, soprattutto per l'amicizia che ci lega. Complimenti, ecco, te lo sei meritato. Abbiamo organizzato la giornata dello studente con la consulta provinciale di studenti di Palermo, è stata una giornata bellissima, ci sono state tante esibizioni musicali, eccetera, grazie ad Adam, gli studenti sono riusciti per la prima volta dopo parecchi anni a organizzare la giornata dello studente in maniera
seria, concreta, eccetera. Noi nella vita precedente, ognuno di noi aveva fatto delle cose assieme. A me la cosa che mi piace di lui, che riesce a mettere assieme due mondi che altri cercano sempre di separare, sport e scuola. Ed è questa è una cosa veramente che rappresenta una visione che anche di recente, in altre occasioni, abbiamo sempre detto che esiste la cultura sportiva, che non è meno importante della cultura teatrale, della cultura musicale, della cultura di qualsiasi forma culturale. Quindi come assessore alle culture mi sento poco poco anche assessore allo sport. Solo che a Palermo abbiamo l'assessore allo sport molto geloso della delega, che è il professor Luca Orlando, quindi non dico altro. Non si possono separare il mondo della scuola dallo sport, ma lo sport non si può separare da nessuna tipologia di cultura. Se ricordiamo che quando c'erano le Olimpiadi si fermavano le guerre, o quando gli Stati Uniti e la Cina c'è stato il disgelo, si è utilizzato il tennis di tavolo, detto ping pong, per fare riappacificare questi due enormi paesi. E lo sport serve per l'integrazione, per la socializzazione, per la crescita dei giovani, per il rispetto delle regole, e chi ne ha più. Quindi anche il cricket è uno strumento, ma qualunque altra disciplina sportiva, per la crescita dei nostri giovani, l'educazione dei giovani. E io in tanti anni, quando insegnavo, questa cosa l'ho sperimentata tante volte. Mi ricordo una volta in una scuola ho preso 10 studenti che avevano problemi dal punto di vista dell'apprendimento, li ho messi in coppia con i 10 più bravi, quindi un maschio e una femmina. I ragazzini che avevano problemi d'apprendimento erano anche molto timidi, camminavano con le spalle curve, guardavano a terra, e li ho messi a fare il valzer insieme, un'ora al giorno, per un paio di mesi. E quindi questi ragazzi, a contatto con una persona dell'altro sesso, devono stare a tenere una certa postura, guardare negli occhi il compagno o la compagna dell'altro sesso. Ecco, dopo due mesi questi sono passati dal 3, dal 2, al 6, al 7, cioè hanno avuto un incremento dal punto di vista dell'apprendimento scolastico incredibile. Oppure i ragazzi che avevano non riuscivano a stare seduti perché avevano problemi caratteriali, ecco, riuscivo a variare il loro orario scolastico e facevo fare un'ora di educazione fisica al giorno. Anche questo riuscivo a recuperare. Ricordo, non so se conoscete Calaiò, è stato un famoso calciatore, è stato un mio alunno. Ecco, lui era uno di quelli che stava abbandonando la scuola, è uscito attraverso questo sistema, facendolo giocare nei campionati studenteschi, a recuperarlo. E quindi il cricket, noi dallo scorso anno, è diventato una delle discipline dei campionati studenteschi, anche se il mio ancora non l'ho inserito, però in Sicilia il cricket fa parte dei campionati studenteschi. Lo scorso anno abbiamo fatto una finale provinciale, quest'anno arriveremo alla finale regionale. Quindi chi crede nello sport, chi lo ha praticato, chi lo ama, eccetera, sicuramente può fare il bene delle nuove generazioni, e soprattutto all'interno della scuola. Ormai non basta dire ci vuole l'attività sportiva nella scuola primaria, fatta dei laurea di scienze motorie, ma nella scuola dell'infanzia, perché prima si comincia meglio. Quindi io questo è l'augurio che faccio alle giovani generazioni. E poi finisco con ringraziare il Panathlon e chiaramente Sport Pulito, e insieme al mio, insieme alle osserve, sicuramente nei prossimi anni faremo delle cose sensazionali. Grazie. La parola finale chiaramente all'autore di chi ci ha portato questa sera qui, a Jacopo Bertoldi, e vorrei chiamare anche i ragazzi protagonisti, Fernando, e chiedo scusa ma mi sono dimenticato del tuo nome, Cinz. E per un saluto doveroso a loro che ci hanno consentito, insomma, l'autore con la sua opera e i ragazzi che l'hanno interpretata, un pensiero finale prima di iniziare la lezione. Ma io volevo ringraziare Tano Piraino di nuovo, che ha avuto, che mi ha contattato, interessato dal film. E il film è un documentario, e quindi io ho semplicemente seguito loro due con la telecamera per
un bel po' di tempo. niente, è la prima visione pubblica che facciamo al documentario, che dovrà uscire presumibilmente in primavera, quindi ringrazio anche voi per questa possibile questa direzione. Sono molto felice di farlo qui a Palermo, grazie anche a loro. Fernando ci deve spiegare da dove c'è sempre un siciliano in giro per il mondo, sì, perché parla, si parla di Roma, però io sì, sono mezzo siciliano, no? Ma di Ragusa e niente, quindi alla fine si c'è qua tutto il mondo in paese, grazie. Ciao, però per tanto un saluto, buona uscita. Vabbè, io sono Shins, vabbè, tanto mi vedete tutta la storia. Non so che cosa dire, perché a Palermo non conosco nessuno, quando abbiamo fatto la proiezione a Roma era più facile parlare perché conoscevo la maggior parte delle persone ed è stato più facile. Ma quindi non è la prima proiezione. Sì, non è la prima proiezione pubblica della città. No, è stato presentato al Festival di Roma, certo, sì, ad Alice della città, che è la sezione parallela del cinema di Roma. Sì, noi tramite il Festival di Roma siamo venuti a conoscenza di questo, perché non è che era tanto facile, diciamo, riuscire a capire da dove nascesse un film sul cricket. Quindi è stato presentato al Festival di Roma e adesso qua comincia a girare. Grazie a tutti, ci vediamo. Possiamo cominciare, prima di cominciare un ringraziamento a Musita e a Cotti in Fragranza che ci hanno allietato nell'attesa e abbiamo gustato e bevuto e mangiato tanti di questi concetti che si coniugano anche con il film che è stato proiettato nel pomeriggio al carcere minorile, perché Cotti in Fragranza vengono manifatturati proprio dentro il carcere dei minorenni, quindi è proprio una cosa che proviene dal carcere. E per ultimo, non volevo fare un torto, ma li vedete chiaramente, siamo sotto l'egida del CONI nazionale, il presidente Malagò ha voluto assolutamente dare la sua adesione consentendo il patrocinio alla manifestazione, per cui anche il logo del CONI e tutte le sue, diciamo, federazioni hanno partecipato a questa realizzazione. Allora ci vediamo il film. Nelson Mandela è diventato il primo presidente nero del Sudafrica e questo ha messo fine a quello schifo che è stato l'apartheid. Non so perché, ma per me è sempre stato importante. That this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity. Forse perché a Roma ci sentivamo anche noi un po' stranieri. Mia mamma è venuta dalla Sicilia da ragazza, ma mio padre è morto quando sono nato. E così siamo andati a vivere con la zia Rita, che l'ha aiutata a tirare su me e i miei tre fratelli. Per campare facevano le babysitter. E qui sto festeggiando i miei 7 anni in una delle tante case dove lavoravano.
abbiamo sempre vissuto a Piazza Vittorio, il quartiere più multietnico della città. E i nostri amici sono sempre stati figli di immigrati da tutto il mondo. Così è successo che un giorno sono sceso al parco per giocare a pallone e ho visto i bambini fare un gioco che non avevo mai visto. Mi sono avvicinato chiedendo che cosa fosse. Uno di loro mi ha dato la mazza in mano e mi ha detto: colpisci la palla. Da lì non ho più smesso e anche grazie ai nostri allenatori abbiamo fatto strada. L'associazione Piazza Vittorio Cricket Club festeggia il suo primo anno di attività, bambini e ragazzi, con i genitori originari del subcontinente asiatico, figli di immigrati, in buona parte nati in Italia, romani a tutti gli effetti, e con un'unica passione da comunare, il cricket. Qui in Italia non è conosciuto, però in Inghilterra, nel Sud Africa e in altri stati è molto conosciuto a causa della colonizzazione dell'Inghilterra. Poi un pomeriggio è arrivato Shins, che era scappato di casa e ci ha visti giocare. Mentre i suoi in quest'ora denunciavano la sua scomparsa, lui ci insegnava come si gioca davvero a cricket. Ma perché nella nostra squadra ci sono i bambini bravissimi. Shins era appena arrivato in Italia, lasciando il suo cuore in India. E il cricket era l'unica cosa che lo faceva sentire a casa. Era davvero un giocatore straordinario, non ne avevamo mai visto uno così. Partita dopo partita, io e Shins, il più grande del gruppo, siamo diventati inseparabili. E mi piace pensare che sia stato lo spirito di Mandela a farci diventare così amici. Ci siamo insegnati un sacco di cose a vicenda, dentro e fuori dal campo di gioco. Ora, non voglio mettermi qui a raccontare cos'è il cricket e come si gioca, ma per noi la sua regola principale era più che una regola di gioco. Il battitore colpisce la palla, lascia la propria casa per raggiungere un'altra e in questo scambio di case si fanno i punti. Ecco, questa corsa tra una casa e l'altra è il momento più pericoloso perché il giocatore può essere eliminato. Ora siamo nel momento più alto del Piazza Vittorio Cricket Club, campione d'Italia. I nostri allenatori entusiasti. Tutto girava per il verso giusto. Pensavamo che sarebbe stato così per sempre. Dalle curve sale forte un sol grido, Serie A!